proviamo finalmente Far Cry 3, che uscirà a giorni nei negozi, e così potrete farvi un'idea dei primi minuti di gioco e se vale o meno la pena acquistarlo. Premiamo Start. Molto probabilmente farà l'accesso adesso ai server di Ubisoft, che ovviamente sono ancora chiusi visto che la data di uscita appunto è fra qualche giorno, e non ci resta che attendere. Attesa un pochettino lunga. Errore. Ma noi partiamo dalla storia. Salviamola sul disco rigido, nuova partita. Salvataggio 1, sopravvissuto, via. Altra schermata di caricamento. Vediamo se finalmente riusciremo a vedere il gioco. Molto lunga questa schermata di caricamento, e finalmente stiamo per partire. Frase da Alice nel Paese delle Meraviglie ci introduce al gioco. E l'ambientazione fin da subito non sembra niente male. Colonna sonora simpatica. Ed ecco tutti i nostri amici che purtroppo questo idillio verrà spezzato molto presto da Vass, come ormai tutti saprete. Ed ecco il nostro alter ego. Non interrompo con la mia voce la sequenza perché è interessante. Guardami negli occhi. Tu sei la puttana. Io qui sono il fottuto. Non una sola parola. O muori. Cosa c'è, Jason? Perché non ridi come facevi? Dici che non ti diverti più, forse non ti sto simpatico. Abbastanza psicopatico comunque il ragazzo. Comunque si nota fin da subito l'estrema qualità delle animazioni facciali e comunque dei modelli poligonali dei personaggi. E guardiamo ora. Speriamo di entrare nel vivo dell'azione. Un elicottero da qualche parte, che può
purtroppo non potrà salvarci. Il nostro caro fratello che ci salva. È davvero bella, le animazioni dei volti davvero molto belle. Così come i modelli poligonali dei personaggi. Certo non gli manca il coraggio. Avrebbero in ogni caso fatto una brutta fine. Buio questo momento. Fase stealth del gioco. Sì. Elemento comunque stealth. Abbastanza evidente con questo indicatore di minaccia che ci indicherà ogni qualvolta un nemico si accorgerà di noi, della nostra presenza. Pass e i suoi compari sicuramente non sono vegetariani. Curiamo qualche oggetto che sicuramente ci tornerà utile, compresa la mappa, visto che a quanto dalle notizie che abbiamo dovrebbe essere piuttosto ampia e quindi sicuramente ci tornerà utile in più di un'occasione. Speriamo solo che per consultarla, la consultazione della mappa non avvenga come quella di Far Cry 2, che era veramente implementata in maniera ridicola. Lanciamo un sasso adesso. Eccomi. E abbiamo anche fallito la missione, ottimo direi. Speriamo che non ci sia da ricominciare da capo. Meno male, guardiamo un attimino come funziona perché obiettivamente non l'ho capito, ero distratto. Questa volta Cristo.
andiamo alla ricerca dei nostri amici. Direi che la grafica si fa notare in modo estremamente positivo. Le classiche piantagioni di marijuana, anzi no, anzi sì. Abbiamo attirato le guardie fuori dall'uscita nuovamente e ci avviamo, c'è anche un enorme topo. Camioncino, altri ostaggi, veramente sono dei un gruppo di pazzi psicopatici in piena regola. Per il momento ce la stiamo cavando egregiamente. Ho aggiunto il primo checkpoint, il secondo checkpoint, anzi. Dove siamo? Dove siamo? Non ci saremmo dovuti stare. Ho promesso a papà di avere cura di voi. Dice dove si troverai. Lo troveremo. Libereremo gli altri e poi ci ritorneremo. E basta. Probabilmente ce l'ha seguito. Non mi lasciare. Non mollare. Simpatico questo quick time event, ma il nostro fratello lascerà sicuramente le penne. Da una possibilità di fuga, vediamo un po' se riusciremo a salvarci in questa una rocambolesca fuga. È andata bene, probabilmente non siamo proprio pienamente interi, integri, ma bisogna ancora correre perché questi non mollano. Giungla piuttosto fitta. Ogni tanto qualche colpo di pistola ce lo becchiamo. Sali su rampicanti, mi sa che invece sono morto. Ci siamo curati con le bende. Ah, c'è anche un simpatico orso che... Fanculo. Dentro un altro secondo. Devo trovare Riley e gli altri. Ti prego, che siano vivi.
se riusciremo a salvarci da questo. Ci aveva trovato, ma non ha fatto una bella fine. Attraversa il fiume, i cani che ci inseguono. Davvero rocambolesca questa fuga. Direi che come intro non è niente male. Molto belli questi titoli di testa. Non so perché, ma mi ricorda The Beach. Il film con DiCaprio di Danny Boyle. Ovviamente il primo obiettivo. Primo sangue. La nostra prima uccisione di uno di quei folli psicopatici che ci inseguivano. Caricamento questa volta è stato più rapido, adesso c'è un breve salvataggio e guardiamo chi è riuscito a trarci in salvo. E speriamo che almeno lui non sia un malintenzionato. Lui o lei? Direi un lui. La nostra prima conoscenza sull'isola, Dennis, perlomeno lui non sta cercando di ucciderci. Ci ha fatto anche un nuovo tatuaggio. A questo punto ci possiamo anche salutare e se volete continuare a vedere cosa succederà a Jason non vi rimane che acquistare il gioco, che come premessa non è niente male. Alla prossima. È bellissimo, vero? Selamat, Tengari, Jason Brody è qui con me, l'uomo che è riuscito a scampare a Vaas. La tua fuga è un segno del cambiamento.